Carissimi amici, un'ottima giornata a tutti. Oggi sono molto raffreddato e ho voglia di una sbarbata fresca. Quindi, come prima cosa, metterò un po' di prebarba prep, che è una crema balsamica che mi aiuterà molto appunto con questo raffreddore. Ne ho proprio l'esigenza. Sta pretto, mi ricorda molto il Vicks Vaporub che tutti quanti da bambini abbiamo utilizzato. Balsamica, molto fresca, e serve ad ammorbidire una barba di 4 giorni. Di prebarba. Allora, poi prebarba messo e andiamo a armare l'Edwin Jagger, che oggi armerò con le fantastiche Persona Platinum. E quindi andiamo a prendere la nostra persona, una delle lamette migliori a mio avviso, eh? Molto performante e al contempo dolce come lametta, eh? Allora, così andiamola a inserire nel nostro Edwin Jagger. Edwin Jagger più Persona Platinum. Come crema da barba, una crema fresca, la Hard Soap Martin de Candre Nature, che appunto è un hard soap e quindi un po' di acqua calda in superficie. Andiamo a inserirla. Risciacquo il viso. Iniziamo il nostro prelievo. Essendo un vasetto piccolo da 50 grammi, occorre un pennellino piccolo e oggi ho deciso di utilizzare questo Omega in setola di maiale tenuto a mollo tutta la notte. È molto delicato questo sapone, è davvero tra i miei preferiti. Martin de Candre, che ha delle ottime proprietà, qualità protettive, anche se non genera una schiuma ricca come quella delle Taylor, magari per una seconda passata occorrerà un nuovo prelievo, ma è davvero di un'eleganza unica, davvero unica. E richiede un po' di acqua.
po' di acqua. Una crema piacevolissima, sapone dalle qualità eccellenti. Eccoci qua. Forse davvero, non so, credo sia il mio preferito come sapone da barba. Certo, le Taylor sono più plastiche, come, però qui siamo dinanzi a una delicatezza. Se la giocano Martin de Candre e Taylor. Veramente tra i migliori saponi. Allora, che succede? Ecco qui, prima passata fatta, sciacquiamo e proviamo una seconda passata, ma credo ci sia bisogno di un nuovo prelievo. Infatti, mettiamo un po' di acqua.
prendiamo di contropelo. Con un'ulteriore passata un poco qui, non sono soddisfatto il zonamento, diciamo. Sì, adesso sì, ha tolto tutto, eh? Ottimo Edwin Jagger con le persone. Allora, andiamo con l'allume e verifichiamo. Niente, neanche un po' di bruciore, quindi sbarbata ottima, eccezionale la protezione che fornisce il Martin de Candre, è davvero straordinaria, non si sente neanche un po' di bruciore. Andiamo appunto a risciacquarlo e a lasciarlo per qualche ora all'aria aperta per appunto consentire al sapone di asciugarsi. Risciacquiamo il pennellino. Pennellino non ideale,
non ideale per questo Martin de Cambre. Ci vuole secondo me più, forse probabilmente, un sintetico. Allora, che altro resta da fare? Non resta da fare che altro che risciacquarsi il viso e andare di dopo barba. Sbarbata, pelle riposata, senso di freschezza e veramente qualità notevoli del Martin de Cambre. La qualità di un sapone determina la buona riuscita di una sbarbata, eh? Al di là, sì, indubbiamente il rasoio, la lametta, però la protezione che fornisce un buon sapone è l'elemento, a mio avviso, decisivo. E per rimanere in tema di freschezza, penso che vada bene questo Malizia Vetiver. Freschissimo, veramente ottimo. Allora, è veramente stata una bella sbarbata, piacevole, fresca, che ha alleviato questa chiusura nasale, questo raffreddore che purtroppo da qualche giorno mi accompagna. Ho fatto la terza dose di vaccino e mi sento abbastanza sicuro, ma purtroppo di questi tempi il raffreddore è possibile, è un incidente possibile. Allora, anche oggi un'ottima sbarbata, protagonista assoluto il Martin de Cambre, e vi auguro un'ottima giornata a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.